Amici di Teleponte, buongiorno, buongiorno ben svegliati e bentornati a questa nuova puntata di prima di tutto. Oggi lunedì 20 ottobre inizia quest'oggi appunto la terza decade del mese, ci avviamo verso la uh, fine del mese, l'inizio uh, del mese di novembre. Uh, quest'oggi, come ogni lunedì, parleremo di uh, sport. Andremo ad analizzare quelli che sono stati i risultati maturati in campo sportivo per quanto riguarda le formazioni abruzzesi. Lo faremo con i nostri ospiti che quest'oggi saranno Paolo Marinucci, ospite fisso della nostra trasmissione, e il tecnico Antonio Balbruni. Andiamo comunque con ordine e analizziamo quelle che sono le previsioni meteo per quest'oggi. Previsioni meteo che sono state curate dal sito meteoteramo.it, come vedete dalla grafica, tanto sole sulla nostra regione, un po' come è accaduto anche in questi ultimi giorni all'interno del, della previsione visione elaborata da meteotermo.it si legge al mattino sereno su gran parte del territorio provinciale dal pomeriggio fino a notte cielo in prevalenza sereno temperature stazionarie massime comprese tra 20, 23 e 26 gradi nelle pianure dell'entroterra tra 24 e 27 sulle coste venti deboli orientali mari calmi o eh, quasi eh, calmi quindi per temperature abbastanza gradevoli, giornata soleggiata, anche quest'oggi, un po' come è capitato nelle ultime giornate, si è in attesa dell'arrivo dell'uragano Gonzalo che dovrebbe appunto sfiorare l'Italia e la nostra regione apportando una decisa diminuzione delle temperature. Passiamo comunque a leggere la rassegna stampa, andiamo a leggere quelle che sono le principali notizie pubblicate quest'oggi sui principali quotidiani abruzzesi. Partiamo dal quotidiano il Messaggero Abruzzo. Messaggero Abruzzo che apre con una notizia eh, tragica che è avvenuta all'Aquila. Bambina investita e uccisa. L'Aquila era appena scesa da un bus davanti alla casa famiglia di San Gregorio che lo ospitava. Un'auto l'ha travolta mentre teneva la, ma la mano della madre che ha riportato a sua volta gravi lesioni. Leggiamo all'interno dell'articolo. A firma del collega Ianni, quando ci siamo avvicinati abbiamo trovato una donna che chiedeva aiuto e a poca distanza il corpo senza vita della bambina sono le sole frasi che riesce a dire Suor Mirella, responsabile della casa famiglia Maria Ferrari di San Gregorio, lungo la Statale 17, in cui una bambina disabile di 12 anni era ospite dal 2008, insieme a altri 17 ragazzi affidati alla struttura dal Tribunale dell'Aquila a seguito delle difficoltà di giovani madri o di nuclei familiari. Quindi brutta notizia che arriva questa da eh, l'Aquila, sempre dall'Aquila, la ricostruzione, tutti a Roma, de Matteis non serve. Autunno caldo per la ricostruzione dopo lo scaccomatto del governo all'Aquila. Il sindaco Massimo Cialente chiama gli aquilani alla mobilitazione democratica. Di spalla un'imitatrice per la Pezzopane a quelli che il calcio. Quindi eh, il, la Senatrice del PD Stefania Pezzopane, che ha, eh, è stata vittima, diciamo così, di una imitazione ieri al famoso programma sul, dedicato al calcio da parte della eh, RAI, appunto in, Pezzopane che negli ultimi giorni è stata protagonista di una love story con un famoso spogliaridista. Nella foto eh, notizia centrale, calcio di Lega Pro... Rosso-blu raggiunti sul pari, San Domenico segna ancora, l'Aquila sfiora il colpo a Reggio Emilia quando c'è Zavettieri in panchina, da quando c'è Zavettieri in panchina l'Aquila non perde più a Reggio Emilia, i Rosso-blu hanno sfiorato il colpaccio, ancora in gol San Domenico, poi il pari dello squadrone Emiliano. Notizia, questa invece, che arriva da Pescara, muore a un passo dal traguardo della maratona. Pescara, l'84enne Duilio Fornarola di Atessa, crolla in vista dell'arrivo. Inutile ogni soccorso. È eh, appunto morto alla maratona dannunziana questo, questo anziano signore di 84 anni di Atessa che si è accasciato addirittura a 10 metri dal traguardo. Giulianova, fiumi, allarme per il maltempo. Lo dicevamo appunto poco fa: è previsto l'arrivo dell'uragano Gonzalo che sta creando molta preoccupazione per quanto riguarda lo stato dei nostri fiumi. Nei riquadri di cronaca in, interni, Lanciano, La Madonna della Cintura, emozione al Nundine, Volley di A2, Orgoglio Sieco, rimonta bibbo e parte con il piede giusto. Calcio di Serie B al Pescara servono i bomber Melchiorri e Maniero in coppia. Dopo la nuova battuta d'arresto a Vicenza, l'allenatore Baroni cambia idea: schiererà insieme i due attaccanti tra i più prolifici dell'intero campionato. Cronaca dell'Aquila Sangue sulla strada, bambina investita e uccisa. Erano scese dal bus, travolte da un'auto guidata da un anziano. La dodicenne stava attraversando la statale 17 con la madre, rimasta gravemente ferita. Si legge all'interno dell'articolo a firma di Marcello Ianni. Madonna che botta, mi ha detto Sorcesira, Cesira. Pensavamo a uno dei tanti incidenti che si verificano da queste parti. Poi, quando ci siamo avvicinati, abbiamo trovato una donna che chiedeva aiuto e a poca distanza il corpo senza vita della figlia. Cerchiamo all'interno dell'articolo i dati anagrafici delle, delle vittime di questo incidente: non ci sono. Si, si dice soltanto che la madre, 38 anni di Avezzano, ha riportato gravi lesioni. La sua vita è appesa a un filo. Invece la bambina purtroppo è eh, rimasta vittima di questo incidente e eh, non c'è stata nulla da fare per lei morte sul colpo. Il retroscena eh, è uno scandalo etico dello sport, sono schifato, ci sono valori più alti di una semplice partita di calcio. In Italia si sono sospese partite perché erano circolate voci su presunti morti. Oggi con una bambina morta a 50 metri dal campo si è fatto finta di eh, nulla. Si fa riferimento naturalmente alla partita del campionato di promozione Gironea-San gregorio Pontevomano che non è stata appunto sospesa. Ricostruzione, marcia su Roma, De Matteis frena, le gite fuori porta non producono risultati. La protesta questa che arriva appunto dal capoluogo Aquilano, pronti a scendere in campo, Lolli Benedetti e Liris Renzi è stato deludente, articolo a firma di Antonella Calcagni. Per quanto riguarda l'iniziativa San Bernardino, nuova illuminazione, vediamo se ci sono... Altre notizie per quanto riguarda l'Aquila? Sì, isolatori sismici, opposizione all'attacco. Notizia questa che è legata appunto al comune Aquilano. Pagina di cronaca di Avezzano e Sulmona. Scuole sequestrate, Ranalli, niente trasferimenti. Il sindaco boccia lo spostamento a Pratola Peligna. Di spalle invece da Avezzano, lì in condominio e in strada. Denunce della polizia. Vediamo un vecchio rancore riesploso per strada alla base della, eh, di una delle denunce eh, che è stata appunto presentata ai danni di eh, FA, 37 anni, queste è l'iniziale della persona. Denunciata il quale aveva incontrato il rivale mentre era in giro con un amico, gli ha rivolto parole irripetibili e poi lo ha anche minacciato. Questo è uno dei due casi. L'altro caso invece riguarda un uomo di 49 anni, residente in città, PM, che è stato denunciato appunto, eh, per motivi legati alla gestione del condominio. Quindi, liti condominiali che producono come sempre grandi problemi. Da Tagliacoz, donna morta a San Donato, il giallo delle tracce biologiche. Da Sulmona invece Palazzo Annunziata, niente sfratto per il comune. Lasciamo la pagina di cronaca dell'Aquila, passiamo a quella di Pescara. Correrò finché vivo e muore al traguardo. Anziano podista stroncato da un infarto, inutili i eh, soccorsi. La tragica Maradona d'Annunziana che si è corsa a, ieri a Pescara. Il club dei lupi d'Abruzzolo... Considerava un papà il cordoglio del sindaco commosso di cecco, l'emozione e il dolore di Mario Straccia. Vedete qui nella foto appunto l'anziano podista morto, Duilio Fornarola, 84 anni. Era di Atessa, la dannunziana gli piaceva molto. Si era già iscritto alla gara di eh, New York, gara che purtroppo non potrà correre di spalla il PD alla resa dei conti, quindi notizia dedicata alla politica, nuovo centrodestra, maggioranza finita, strappo su cimitero ed elezioni provinciali, alto là di eh, Alessandrini. Sempre per quanto riguarda la politica, ma in questo caso le tasse, sprint per la TARI, bollettini tra sette giorni. Sarà pure una questione di tempi tecnici e il lavoro di preparazione è stato compresso tutte nelle ultime settimane. Ma la sostanza non cambia: per pagare la TARI, la famosa tassa sui rifiuti, si profila uno sprint all'ultimo giorno, dal momento che i bollettini a domicilio non partiranno prima di sabato e dunque non riceveremo. Prima di uh, una uh, settimana appunto questi bollettini, 60, si parla di 60.000 avvisi di pagamento che l'amministrazione comunale di Pescara farà recapitare ai contribuenti uh, già compilati con la somma da versare. Lasciamo la pagina di cronaca di Pescara, passiamo a quella di Chieti. Bilancio inattendibile, il sindaco corre ai ripari, di primo convoca la giunta per preparare le controdeduzioni. L'assessore Melideo non ci lasceremo intimidire dall'atteggiamento talebano dei revisori dei conti. Addirittura eh, una parola un po' forte per eh, definire appunto l'atteggiamento dei revisori dei conti, in questo caso da parte dell'assessore Melideo, da Lanciano la statua della Madonna a nundine. Dell'arte sacra, la rassegna degli antichi mestieri chiude domani. La statua della Madonna della Cintura, mai uscita dalla chiesa di Sant'Agostino, accoglie il visitatore di Nundine dell'arte sacra e dei mestieri. Nuova rassegna di Lanciano Fiera e Arcidiocesi, Dioce, Arci Lanciano Ortona. Di spalla da Vasto, Vigili Urbani: un consiglio per sbloccare la vertenza. Notizie invece di cronaca, due arresti per rapina, il 17enne aveva già colpito, aveva già messo a segno un'altra rapina, il 17enne di Chieti è arrestato sabato dalla polizia insieme a un 18enne di Ripa Teatina, i due sono stati fermati dopo aver costretto un minorenne a farsi consegnare all'interno del centro commerciale Megalò 55 euro e un orologio, quindi un, diciamo, un, un colpo di certo non molto importante quantomeno dal punto di vista del bottino raccolto pagina di cronaca di Teramo e il soccorso poco sfruttato quello pubblico dei pompieri poco sfruttato quello pubblico dei pompieri il privato ha tutto l'interesse a fare più ore di uh, volo Articolo, questo afferma di Maurizio Di Biagio, all'interno dell'articolo appunto si legge che per Ma Carmine di Filippo del Conapo si possono dimezzare i costi di un servizio che costa quasi 19 milioni di eh, euro. Pagina di cronaca, poi eh, notizia di cronaca che arriva questo dal, vediamo, dalla costa, furti al supermercato Oasi, due arresti, le, donne, le ladre sono donne. Di spalla invece il maltempo in arrivo e ancora emergenza fiumi, tutto risolto invece nella vicina provincia di eh, Fermo, quindi c'è preoccupazione a Giulianova per la possibile esondazione dei fiumi in seguito al maltempo che sta arrivando con l'uragano Gonzalo. Giulianova, per l'Ebola bloccata in Etiopia, studentesse attese all'alberghiero. Due ragazze etiopi sono rimaste bloccate nel loro paese a causa della propagazione dell'Ebola. Non hanno avuto il permesso di lasciare l'Africa. Dovevano arrivare a Giulianova a fine mese ed essere iscritte al terzo corso di cucina dell'istituto alberghiero Crocetti. Nel taglio basso, invece, sempre da Giulianova. Autoambulanza bloccata non si passa in via Grado, da Roseto, Montepagano e Colonia Paese. A rischio gli uffici postali. L'evento La Perist diventa un marchio registrato. La Peristreet diventa un marchio registrato. La fortunata manifestazione che è già stata ripetuta due volte a Teramo, sempre con un successo indiscutibile. Adesso è anche un brand. Ho deciso di tutelarmi dai vari tentativi di imitazione che alcuni personaggi stavano facendo, lo afferma l'organizzatore Francesco Marcellini. Lasciamo la pagina di cronaca di Teramo, anzi lasciamo proprio la pagina di eh, cronaca, passiamo a quella sportiva. Vediamo la prima notizia dedicata dal quotidiano Il messaggero per quanto riguarda lo sport, na dedicata naturalmente al calcio, al pescara. Novità in arrivo, Baroni prepara tre cambiamenti in uh, vista della gara con il Carpi, Melchiorri e Magnero per la prima volta insieme in attacco, ma a preoccupare il tecnico e soprattutto il centrocampo. Se Memushai non è ancora pronto potrebbe toccare a uh, Nielsen Di spalla per quanto riguarda il campionato primavera i biancazzurri vincono il derby con la uh, Virtus. Il lutto invece nel calcio abruzzese. Il calcio abruzzese piange, cavicchia e scomparsa a 72 anni, attaccante, ex attaccante di grandi qualità tecniche ma anche di grandi eh, qualità eh, fisiche. Tra le sue prodezze la rete è realizzata con la maglia della Fiorentina al grande portiere Lev Yashin, eh, uno dei più grandi di tutti i tempi. Nel taglio basso, motociclismo Giannone sfortunato finisce ancora fuori pista, toccato da un rivale al primo giro. L'Abruzzese, in seguito, è stato coinvolto in una caduta. Sempre per quanto riguarda il campionato di Serie B, Lanciano, da Versa, tranquillo, Virtus bene così, contro il Perugia. Una grandissima prestazione, non siamo stati fortunati, ci è mancata solo la vittoria, ma siamo in grande condizione tecnica e uh, fisica. La curiosità, l'ex Gianvito Plasmati finisce in Inghilterra. Futuro inglese per Gianvito Plasmati, l'attaccante svincolato dopo il fallimento del Siena si è accordato con il le Leighton Orient Club di League One, l'equivalente le della prima divisione italiana. Nel taglio basso, gatto euforico, contro gli Umbri non sbaglio mai. Per quanto riguarda invece il campionato di promozione, Gironea Castellalto senza limiti, Poker Secco al, Mont al Mociano. Pardon, alle spalle il cerchio non si ferma. Doppietta di di Girolamo. Mucci spinge l'amatori. Castello frenato dal Penne. Questo per quanto riguarda il campionato di promozione Girone B, invece per uh, il. Calcio professionistico, Lega Pro, Divisione Unica, L'Aquila a testa alta, i Rosso Blu strappano un pari sul campo della Reggiana dopo aver dominato e sprecato nel corso del primo tempo, San Domenico ancora protagonista, terzo gol consecutivo, nella ripresa il pari, gli Abruzzesi ripartono all'attacco. Zavettieri, bravi, ma potevamo chiuderla. Soddisfatto dell'atteggiamento dei giocatori che sono entrati, hanno avuto lo spirito giusto. Nel taglio basso le interviste. San Domenico possiamo puntare in alto. Pedrelli contento a metà, pensavo di poterla vincere il Teramo. Invece, Campitelli striglia la squadra. Il presidente si sfoga con i giocatori. Smettetela di regalare agli avversari un tempo intero, dovete entrare in campo motivati fin dal primo minuto. Nel frattempo, Donna Rumma si candida per una maglia del titolare nella trasferta di Pistoia. Calcio a 5, Pescara a buon pari con Rieti di Patriarca. Serie D. La sfida di Ronci per il Miochieti è l'ora della verità. Il tecnico chiede ai suoi di dimenticare subito la beffa di Campobasso. Eh, rugby, Gran Sasso, terzo successo di fila, calcio a 5. A questa pone otto atleti prestati alle nazionali. Sempre per il campionato di Serie D. Giorgini parte con un pari. Finisce 0-0 il derby tra la Miternina e il Giulianova, che segnava il ritorno del tecnico sulla panchina giallorossa per 45 minuti. Meglio i padroni di casa, pericolosi con Torbidone. Nella ripresa più aggressivi gli ospiti, vicini al pari con Indelicato. Le interviste è stato emozionante, ringrazio i tifosi. Queste appunto le parole del, di Francesco Giorgini che poi aggiunge «la salvezza resta il nostro obiettivo». Dalla parte miternina invece Torbidone uh, ha uh, dichiarato «forse meritavamo qualcosa in più». San Nicolò Pococinico cede alla capolista, i biancazzurri sconfitti di misura 0-1 dalla maceratese, malgrado una buona prova, recriminano sull'arbitraggio arbitra e su un gol annullato nel primo tempo per un fuorigioco. Apparso dubbio, Celano senza scampo, la recanatese Tris. Nel taglio basso, invece la Sieco rimonta il vivo e parte con il piede eh, giusto. Ultime notizie dedicate al basket. Roseto ancora KO, adesso è crisi nera contro Recanati, ha perso di 3, 78-81. Pescare vasto colpi esterni. Eh, Giulianova soffre e vince. La, per quanto riguarda invece la Proger Chieti, Galli, la mia sconfitta non boccia la Proger. La Proger per quanto riguarda il Podismo, ultima notizia: Minici prede, precede Bucci a uh, Pescara. Bene, si chiude qui la prima parte della rassegna stampa dedicata al quotidiano Il Messaggero. Adesso prendiamoci un attimo di pausa, subito dopo rientreremo con il quotidiano Il Centro. Dedicata al quotidiano Il Centro, il centro che apre con la tragica notizia de, eh, che arriva dall'Aquila, bimba travolta davanti alla madre. La piccola aveva 12 anni, la donna è ricoverata. Attraversavano la eh, strada, nella foto appunto, il, eh, la, il corpo della bambina coperto da un telo. L'istituto, tragica fatalità, il pianto delle suore. La città di Avezzano, intanto, si eh, mette a eh, lutto. Nel taglio alto muore all'arrivo della maratona. Sport in lutto per Fornarola, 82 anni, ex cancelliere votato al podismo. Nelle mh, cronache interne, pareggio di bilancio, tagli e rientro dei debiti. Il piano della regione, notizia questa dedicata alla, appunto alla regione Abruzzo, che eh, deve trovare 80 milioni di risparmio visto che il Premier Renzi vuole tagliare 4 miliardi alle regioni. Eh. Si eh, indicano appunto dove possono essere diciamo, ritrovati questi 80 milioni di risparmi nella sanità innanzitutto, ma anche negli immobili e nelle società e negli enti partecipati. Da Mociano, giovane muore in reparto, la ASL cerca lo eh, sconto, Università di Teramo invece la Mensa Bio aiuta i poveri e crea concime. Passiamo alle eh, pagine regionali della nostra regione, il, Abruzzo appunto il risanamento del bilancio, tagli e debiti da saldare, ecco il piano della regione, risparmi sugli affitti, fusione o cancellazione delle società controllate, ma soprattutto pro progressivo rientro del, dalle cartolarizzazioni della sanità. La fisioterapia a volte basta un cerotto. Colorato, ricordate le strisce blu della schiena di Balotelli erano fasce per il taping muscolare. L'inventore è stato a Pescara per un corso di eh, formazione. Passiamo adesso alla pagina di cronaca delle singole regioni, delle singole province, pardon. partiamo da quella di eh, Teramo. Università, la Mensa Bio che aiuta i poveri, i pasti in più vanno alla Caritas e con gli scarti si fa concime, Tutto usando cibi locali e facendo lavorare gli studenti. Eh, taglio. Diciamo di spalla, primi in Abruzzo, tumore al seno e protesi, innovativo intervento ad atri nel, invece nel taglio basso. Nereto sentenza contro il comune esproprio da 250.000 euro. Scambi d'accuse. Sempre per quanto riguarda la pagina di cronaca teramana. Muore in ospedale. L'ASL cerca lo sconto. Mociano alla famiglia Pulsoni, risarcimento da 1.200.000 euro. L'azienda va in appello e chiede di darne la eh, metà. Nel frattempo, per quanto riguarda appunto un furto al supermercato l'Oasi, un'italiana e una romena sorpresa a rubare nel, appunto, nel supermercato Oasi di Piano Daccio. Notizia questa che riguarda la costa Alba Adriatica, pista ciclabile colorata e più sicura con totem per informare i turisti, Silvi Marina, l'addio ad Alessandro con il rombo di 200, Harley. L'UNZIT attira attira a senarica, più di 7000 buon gustai, borgo strapieno per la festa della castagna, turisti arrivati da tutto l'abruzzo. Premio ad Alfonso, adotteremo il comune e pagheremo i servizi essenziali. Giulianova, commercio, timidi segnali di ripresa, 34 nuove attività, buona notizia, quindi per quanto riguarda il commercio nella cittadina giuliese. Foto trekking sul Gran Sasso con Anselmi. Lasciamo la pagina di cronaca di Teramo, passiamo a quella di Pescara, dramma la maratona, atleta di 82 anni, muore ad un passo dall'arrivo, eh, sport in lutto per Fornarola, dicecco era il papà dei podisti, correva contro la vecchiaia, la moglie mai in ciabatte nel taglio basso, il medico sportivo più prevenzione no alle gare con il caldo. Lasciamo la pagina di cronaca di Pescara, passiamo a quella dell'Aquila, tragedia sulla strada statale 17, investitore indagato, l'investitore ha 76 anni, muore a 12 anni davanti alla madre, bimba travolta da un'auto, la donna in ospedale per i traumi, l'uomo investito è ancora a caccia all'auto pirata, notizia questa che arriva da eh, l'Aquila, dove appunto nei giorni scorsi è stato investito un uomo di 51 anni. Per quanto riguarda invece la, notizia, la tragica notizia della morte della bimba di 12 anni, eh, c'è l'opinione appunto del, delle suore della Casa Immacolata Concezione dove era ospitata questa bimba, non dovevano salire su uh, quell'autobus. A metà degli anni Ottanta, nel frattempo, un altro bambino dell'istituto fu travolto da un'auto, quindi una tragica coincidenza. Pagina di cronaca di Chieti: Di primio salvato da un accordo segreto, il bilancio passerà grazie ai voti decisivi degli amici di Di Fabrizio, il sindaco evita di cadere e di essere commissariato. Nel taglio basso, Università in 30.000 le urne. Da eleggere i rappresentanti per la consulta studentesca, il CDA e il Senato. Intanto da Ortona. Grave incidente sull'Adriatica. Pescarese di 41 anni si schianta in auto. Saltiamo a Piepari le pagine che riguardano la cronaca e lo spettacolo. Andiamo direttamente a quelle del, dello sport. Sebastiani Pescara all'attacco. Il presidente vuole una squadra che faccia gioco. Il lanciano va, ma serve più concretezza in Serie D. Giorgini riparte con un pareggio, cade il San Nicolò, eccellenza, Pineto e San Salvo vanno a braccetto, vasto, derby in bianco, promozione, il cerchio non molla, la scia del Castellalto a punteggio pieno. Invece per quanto riguarda la Lega Pro, San Domenico non basta, l'Aquila pareggia, il Teramo stenta, Campitelli si arrabbia. Saltiamo le pagine dedicate al calcio di Serie A, andiamo direttamente a quelle delle formazioni di casa nostra. Ecco qui la pagina dedicata al Pescara. Pescara senti Sebastiani, non voglio il catenaccio. Il presidente, la squadra in campo deve saper comandare la partita, almenti penalizzati dalle decisioni arbitrali come era già successo contro Trapani e Catania. Niente malafede, ma è chiaro che in B non ci sono fenomeni. Il giudizio su Baroni è positivo, dobbiamo crescere sul piano del gioco e su quello dei risultati. Melchiorri è un grande esempio per tutti nel frattempo nel posticipo di ieri. Bari Avellino 4 a 2 nel taglio basso. Oddo bene il derby. Ora miglioriamo. Si riferisce naturalmente alla vittoria nel campionato primavera eh, del Pescara sul Lanciano. La, il tecnico comunque non è eh, contentissimo dei suoi e striglia i eh, giocatori. Per quanto riguarda invece il Lanciano, calcio di Serie B. Lanciano si gode bomber ma deve essere più cinico. Sono 12 su 17 i gol segnati dalle punte. Col Perugia però tanti errori in avanti. Passiamo alla pagina di Lega Pro. Campitelli, Teramo, basta regalare i primi tempi. Il presidente, ho detto alla squadra di dare il massimo per tutti i 90 minuti. Ma sono tranquillo, abbiamo un attacco super. Il mercato qualcosa faremo. Quindi si sta già pensando al mese di gennaio. Per quanto riguarda le altre del girone B, il Grosseto mette il Pisa in crisi. La classifica è una mucchiata lega pro girone B la, la nona giornata l'Aquila pareggia una gara dominata rossoblù per primi in vantaggio con San Domenico, gol annullato a Maccarrone. La Reggiana impatta e resiste in 10 tra i migliori in campo. Voto 7 per Corapi e San Domenico, 6 e mezzo per Zandrini, Scrugli, Triarico eh, del Pinto e Pacilli, quindi buona prestazione generale dei rossoblù, come ammette anche il tecnico Zavettieri, gara di grande carattere. Il tecnico si complimenta col gruppo, il difensore Pedrelli, siamo in crescita. Calcio di Serie D Girone F. Giorgini riparte dalla X. Amiternina e Giulianova giocano un tempo a testa, manca però il gol. Nelle interviste del Coco Pari Giusto, Carrozzieri, bisogna crescere. San Nicolò che rabbia, la capolista fa il blitz. Maceratese in gol con Dantoni dopo due minuti. I biancazzurri, però, recriminano un gol annullato e un rigore non concesso nel finale. Scatenano le proteste. Il Celano si arrende alla Recanatese: 1-3 per i leopardiani. Marsigani sprecano un rigore, restano in 9 e contestano l'arbitro. L'anticipo di sabato, Ronci psicanalizza il Lecchieti. Correggiamo i nostri errori. In, appunto, in conseguenza del 2 2 maturato in quelle del Selvapiana di Campobasso, 2 2 che è arrivato proprio nei secondi finali. Eh, è campionato di eccellenza, l'Avezzano si riscopre grande, 4 1 al Montorio, per quanto riguarda invece la Torrese, le squadre di casa nostra, la Torrese travolge l'alba con una pioggia di gol, 0 5 il risultato finale, la squadra di Maiorani adesso è al secondo posto. Passiamo alle ultime notizie dedicate al basket, poi chiuderemo la nostra rassegna eh, stampa. Il eh, basket di Serie B, vediamo qual è la notizia dedicata al Roseto che ieri purtroppo ha perso ancora una volta. Quarta partita, quarta sconfitta. Ecco qui la notizia: Roseto da brividi. Arriva il quarto KO. Gli shax battuti in casa dal Recanati dopo un match all'inseguimento. Brian ha la tripla del pareggio ma la sbaglia. La Progeri Chieti invece smarrisce la via del canestro, basse. Percentuali al tiro decisive nella prima battuta d'arresto dei biancorossi a Verbania contro la Paffoni Omegna. Per quanto riguarda invece le altre, sempre di Serie B, Vasto e Amatori fanno il colpo fuori casa. Giulianova, non c'è solo Gallerini, eh, anche chi ha giocato pochi minuti è stato importante nella vittoria sul Viterbo. Il Airino e penta in testa, al Magic il derby teatino. Ieri si giocava il derby tra basketball teramo e pentateramo. È stato vinto appunto da quest'ultima con il punteggio finale di 64 a 52. Bene, si chiude qui la nostra rassegna stampa. Adesso ci prendiamo un attimo di pausa. Subito dopo salotto sportivo con i nostri ospiti, che quest'oggi sono Paolo Marinucci, ospite fisso della nostra trasmissione, e eh, l'allenatore Antonio Valbruni. Adesso pausa. Subito dopo salotto sportivo. Entriamo in studio, salotto sportivo. Come vedete, ci sono due ospiti al, qui, qui al mio fianco: Antonio Valbruni, buongiorno, buongiorno mister. A tutti. Buongiorno, mister. Buongiorno. Grazie per aver accettato il nostro invito. E Paolo Marinucci, buongiorno. ospite fisso della nostra trasmissione. Entriamo subito nella nostra discussione. Mister, ancora un pareggio per il Teramo, secondo consecutivo. Per i biancorossi è stato comunque un pareggio un po' diverso rispetto a quello maturato nella gara di uh, Ferrara. Teramo che è stato un po' in difficoltà da un punto di vista tattico, soprattutto nel primo tempo contro la Carrarese. Ma si è incontrata una squadra imbattuta, una squadra che a centrocampo aveva giocatori di qualità. Il Teramo ha avuto difficoltà anche ehm, con le problematiche degli infortunati, per cui ancora non si riesce a trovare un assetto. Giusto per quanto riguarda di continuità, però ripeto è un risultato positivo, un risultato che fa classifica, eh, sicuramente anche le altre squadre che avevano incontrato la Carrarese avevano trovato difficoltà, per cui forse eh, adesso c'è quest'alibi del primo tempo, del primo tempo che non, la squadra non gioca, ma ci sono anche gli avversari, quindi questa è una categoria importante, una categoria dove il Teramo sicuramente sta facendo il suo campionato, per cui io penso che alla fine bisogna accettare questo risultato, anche perché eh, il Teramo era andato in svantaggio, per cui recuperare una gara difficile per come si era messa la partita, recuperare una gara difficile come quella diciamo, contro una squadra blasonata più che altro eh, dedica al pareggio, penso che alla fine diciamo, il risultato è accettabile. Paolo, bisogna accettare questo risultato, chi però non l'ha accettato di buon grado è il presidente Campitelli che è entrato nello spogliatoio subito dopo la fine della partita e un po ha fatto una sfuriata contro i giocatori biancorossi per quel primo tempo ha giocato un po' così diciamo. Sì, il presidente Campitelli si è arrabbiato con i propri giocatori a fine partita, però io credo che bisogna mantenere la calma, perché comunque è un buon punto, è un punto comunque preso. In virtù anche del fatto che il primo tempo non giocato in maniera perfetta, in maniera brillante da parte dei biancorossi, e questo, come diceva il mister Valbruni, è un campionato molto, molto difficile questo. E quindi, ogni punto preso è un punto guadagnato. Insomma, il terremoto deve pensare alla salvezza, in primis. Prima raggiungerà la salvezza, e prima potrà pensare poi a fare sempre meglio. Bisogna comunque eh, mantenere i piedi. Ben saldi a terra, fare il proprio campionato e raccogliere questi punti. Magari l'anno scorso il Teramo di Vivarini, questa partita l'avrebbe anche persa no? e invece con caparbietà, anche con un bellissimo gol del Teramo. Con Tra l'altro, segnato da Donnarumma al rientro. Questa è stata una delle buone notizie della giornata, sicuramente eh, sarà l'arma la, in più. Ma se andiamo a vedere l'azione, è stata costruita la Padula e Buon aiuto. Buon aiuto come un assist bellissimo. Per Dona i tre giocatori più tecnici del, del Teramo insieme a Di Paolo Antonio hanno costruito questa bellissima azione. Bisogna pensare a questo, insomma, la, bisogna vedere il bicchiere mezzo pieno. Andiamo a vedere comunque il servizio su Teramo Carrarese, subito dopo andremo anche a vedere le interviste del dopopartita con i due tecnici Vivarini e eh, Tedeschi. I servizi. La Carrarese mantiene l'imbattibilità nel campionato di Lega Pro, finisce in parità la sfida al Bonolis tra Teramo e Carrarese, un pareggio sostanzialmente giusto al termine di una gara brutta soprattutto nella prima frazione. Prima frazione che da racchiudere in due sole azioni, al 23 minuto punizione dal limite in favore del Teramo, va la Padula alla conclusione, la palla termina nel mucchio di difensori, 32 ⁇ conclusione della Carrarese sugli sviluppi del quarto corner per i Toscani, Sbraga colpisce di testa, palla di poco fuori, tutta qui la prima frazione, con le immagini andiamo quindi alla ripresa e c'è subito il gol per la formazione toscana che giunge al minuto numero 20, la Carrarese passa, conclusione della distanza di Tagnetti Tonti non trattiene, si avventa sulla sfera Cellini che realizza. Il Teramo sbanda. I Toscani insistono. 23 minuto ci riprova ancora la Carrarese. conclusione della distanza di Berra, palla sul legno traverso. Poi si comincia a vedere il teramo che è in crescita. 26esimo minuto, punizione di buon aiuto di destro, palla che termina fuori. 29esimo, Donna Rumma, apere per Petrella, conclusione di sinistro, palla che termina alta. Il gol del pari è mature. giunge al minuto numero 31. I biancorossi pareggiano sull'asse dei neoentrati. Buon aiuto, crossa dalla sinistra. Donnarumma colpisce di testa e realizza. Forcing finale quindi per il Teramo che resta in superiorità numerica al 39esimo minuto quando la Carrarese resta in 10 per il doppio giallo combinato a Berra. 44esimo tiro cross di Petrella dalla destra, Calderoni alza in corner. Poi c'è il forcing finale biancorosso che però non porta al successo Teramano, gara quindi che si chiude sull'1-1. Mister, secondo pareggio consecutivo per il tuo teramo è un pareggio un po' diverso rispetto a quello di Ferrara, sei d'accordo? Pareggio diverso però diciamo allo stesso tempo dal buon sapore perché sono molto contento per il momento in cui è il teramo in questo, in questo momento qui, perché diciamo ci troviamo in una situazione dove abbiamo gli attaccanti che da un mese che non lavorano con la squadra lavorano sempre differenziato per poter scendere in campo, sempre col dubbio che ce la fa o non ce la fa. Quindi diciamo che in questo, questa partita diciamo, dobbiamo essere contenti di questo, sperando poi che riusciamo a recuperare eh, diciamo, le, eh, i giocatori importanti che ci possono dare quell'apporto che ci hanno dato all'inizio. Poi bisogna anche sottolineare, è chiaro che il domenica scorsa, il sabato scorso siamo stati molto più brillanti sotto l'aspetto del gioco già dal primo tempo e invece oggi devo fare i grandi complimenti alla Carrarese perché ha preparato molto bene la partita, una squadra che capisco perché non, non vince e non pareggia e cioè non perde perché è una squadra che tatticamente non fa altro che rompere il gioco della squadra avversaria, l'ha fatto per, me, per ben 50 minuti, 60 minuti, ci chiudevano tutte le traiettorie, avevano una velocità di ricomposizione importante, non ci davano le giocate a noi, hanno fatto questo per tutta la partita, quindi non era facile per noi imporre il gioco e essere arrambanti come lo siamo stati diciamo, l'ultima mezz'ora. E lì, quando è venuto meno, quell'attenzione tattica da parte loro, siamo riusciti a trovare la profondità, riusciti ad avere le giocate in fase di sviluppo che abbiamo di solito e abbiamo rimesso la partita nel modo giusto. Mister tedeschi, ancora un pareggio per la sua Cararese. Quanta soddisfazione c'è per questo risultato qui a terra? Eh, la soddisfazione di aver fatto un punto con un'ottima squadra e il rammarico di essere stati raggiunti per l'ennesima volta alla fine, però. Dobbiamo cercare di, di guardare avanti e tenere conto della prestazione che secondo me è stata importante contro, ripeto, una squadra di ottima caratura. Avevate creduto di poter strappare l'intera posta in palio a un certo punto della partita? Certo, siamo andati in vantaggio a 20 minuti alla fine, adesso non ricordo bene. È chiaro che, che un pensierino ce lo fai, però insomma, eh, ci sono anche gli altri, ripeto, e, e contro squadre del genere bisogna mettere anche in preventivo di, di andare in sofferenza e di, e di poter subire... Il, gio il gioco del termo. Le sostituzioni probabilmente hanno cambiato un po' le sorti dell'incontro l'ingresso di Donnarumma vi ha mh, creato qualche problema di troppo forse? Certo, però un giocatore fresco con le sue qualità è chiaro che mh, smanioso dopo il periodo di inattività forzata sicuramente sapevamo che, 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 che l'avremmo patito però insomma bisogna anche non dimenticarci del, del mazzo tra virgolette, che si è fatto Bucchi e, e della partita notevole di la Padula. Senza voler dimenticare gli altri. Direi che ripeto, è una squadra con, con tanto talento, secondo me è andata molto bene e ripeto sono convinto che visto fino adesso, e visto appunto il valore della squadra che abbiamo incontrato, possa, possa veramente fare un campionato di vertice teramo che ricordiamo adesso scenderà in campo mercoledì prossimo per giocare la partita di Coppa Italia contro l'Ascoli Picchio, poi biancorossi di nuovo in campo domenica alle 14:30 in quel di Pistoia per un altro big match d'alta quota. Ma andiamo ad analizzare quello che è stato anche il pareggio dell'Aquila ieri sul campo di Reggio Emilia, mister un ottimo punto sul campo di una squadra, della squadra capolista. L'Aquila di Zavettieri conferma i progressi mostrati nelle ultime settimane. Stiamo intanto vedendo le immagini in scorrimento. Ma sì, eh, San Domenico ancora una volta eh, si mette in luce con un gol bellissimo. Terzo gol consecutivo. Per Terzo gol consecutivo e evidentemente quei risultati che stava Lo aspettando. Lo stiamo vedendo proprio in questo istante il gol. Bellissimo il gol. Eh, sempre si fa trovare sempre pronto. Anche perché lui alterna sia a destra che a sinistra, è molto bravo con tutti e due i piedi. Però bisogna anche dire che eh, questi risultati li stava aspettando anche Pagliari. Adesso è casuale questo discorso di due vittorie col minimo scarto e un pareggio contro la prima in classifica. Questo dimostra che l'Aquila è in ripresa. Ma eh, bisogna anche non dimenticare i diciamo, grossi risultati all'inizio. Quello de, di Coppa Italia, la vittoria di Bologna, per cui io sono sempre contrario al, al cambio tecnico. Però attualmente l'Aquila sta dimostrando il suo valore, eh, una partita che ieri ho avuto modo di vedere dove l'Aquila forse meritava qualcosa in più, ma è un campionato, ripeto, dove tutte le squadre sono attrezzate, per cui è difficile sempre fare punti su ogni campo perché ehm, abbiamo notato che solo in 15-16 partite il risultato è stato più di un gol dell'avversario, questo fa, fa pensare un equilibrio non indifferente su questo campionato e ne, nell'arco di due gare troviamo la quinta, ultima in classifica e la prima in classifica, quindi è un campionato difficile. Però ripeto, adesso l'Aquila ha preso un punto importante, ha dimostrato di due partite esterne con due squadre difficili da battere come Teramo e la Lucchese, scusa, la, sì, la Lucchese. Quindi, io penso che alla fine il risultato sia diciamo, accettato, da accettare. e Bisogna vedere questa continuità che darà l'Aquila nelle prossime gare. Paolo, l'Aquila comunque ha dimostrato, ha dato dimostrazione di una grande forza di essere in ripresa, di, poter, eh, comunque potersi, di, poter, di potersi inserire in zona playoff, di avere tutte le carte in regola per inserirsi in questo discorso. Assolutamente, ma avevamo già detto ad inizio campionato che l'Aquila era una buonissima squadra costruita sicuramente per la zona playoff e l'Aquila si sta riprendendo il posto che, che merita. L'arrivo di Zavettieri ha galvanizzato e responsabilizzato sicuramente tutti quanti i ragazzi rosso-blu, ehm, è sicuramente una squadra diversa, diversa da quella di, di mister Pagliari che eh, ricordiamo anche l'anno scorso aveva fatto un gran bel campionato ma eh, quest'anno non riusciva ancora a centrare la, la, la vittoria. E Zavettieri sembra aver cambiato questa squadra. È tornata la squadra che tutti, che tutti ci aspettavamo, e riesce a fare gioco anche a Reggio. Ieri sera, vedendo la partita, ha giocato davvero molto bene, mettendo a tratti anche sotto l'avversario. Comunque, ricordiamo la Reggiana che è una signora squadra. Insomma. E lì davanti adesso c'è un San Domenico in gran vena. Sì, San Domenico, sono tre partite consecutive che, che va a segno. È sempre il secondo me, me l'allarme in più di San Domenico è anche come diceva un po' il mister. Questi, questi due piedi, no? sia destro che sinistro, riesce a calciare benissimo, riesce a rientrare sia sulla parte destra che sulla parte sinistra. Ed è letale perché se sei capace di rientrare con tutti e due i piedi e calciare con entrambi, con entrambi i piedi, riesci, non dai punti di riferimento al terzino che ti sta marcando e quindi... Il classico giocatore che spacca le difese avversarie e favorisce... Esatto. Ma magari potrebbe favorire anche il, il rendimento di un attaccante eh, importante da un punto di vista fisico al suo fianco. Sì, sicuramente, sicuramente perché è un giocatore che può, eh, può, ha facilità nel saltare l'uomo e quindi nel mettere in mezzo eh, dei cross per, per il proprio attaccante, per, in questo caso per Perna che... Ancora non riesce a entrare bene nei meccanismi di gioco dell'Aquila, questo forse è un po' dispiace per la squadra abruzzese perché per il momento è proprio il folletto rosso-blu a, um, diciamo, a salvare tra le partite alla squadra aquilana. Lasciamo il campionato di Lega Pro, scendiamo nel campionato di Serie D, il massimo campionato dilettantistico nazionale. È stata una domenica poco positiva, mister, un po' per tutte le formazioni abruzzesi che per la seconda domenica consecutiva non hanno raccolto successi. Ma ehm, c'è stato questo esordio di, di Giorgini all'Aquila diciamo, contro la Mitermina, un risultato positivo, un risultato che sicuramente dimostra l'attaccamento di questo tecnico al, al suo paese. Questo fa capire... Quanto importanza danno diciamo, ai valori locali diciamo, eh, Giulianova? E, bisogna dire che il, San Nicolò sta facendo un ottimo campionato, un, una partita ieri molto sfortunata. Eh, San Nicolò sicuramente meritava almeno il pareggio, e, e poi diciamo, squadre, che si fa raggiungere chiedi, a campo sì, il Chieti ha sbagliato quel calcio di rigore che poteva chiudere la partita. Lì c'è stato. Eh, diciamo qualche diatribe perché lo doveva battere esposito o meno e lì alla fine si è sbagliato questo rigore che poteva chiudere la partita però è stato raggiunto da una squadra forte come il Cambobas che <coughs> recupererà la partita in settimana e che si può agganciare al, alle squadre di prime classifica. Ieri ho visto questa Maceratese che non mi ha eh, convinto del tutto perché il San Nicolò l'ha messo sotto per lunghi tratti della partita. Gli ha concesso quei 5 minuti di amnesia iniziale dove hanno preso il gol e alla fine, in, nella fase di realizzazione, il San Nicolò manca tantissimo perché, sia nella partita col campo basso, sia la partita di ieri contro due squadre di alta classifica, ha dimostrato che in avanti la porta la conosce ben poco. Sì, la sfortuna, è quello che vogliamo, però ci sono delle situazioni dove. Eh, si poteva concludere con eh, tranquillità, però ripeto, eh, San Nicolò sicuramente sta facendo quel suo campionato, l'hanno è stato sconfitto da una recanatese, ma sappiamo tutte le esperienze di Amaolo in questo campionato dove riesce a tirare sempre con qualcosa per, anche perché aveva vinto due domenica prima a Termoli, quindi ripeto, il, il campionato delle Abruzzesi è un campionato dove il Chieti sicuramente può recitare il ruolo di, di, diciamo, da, da primato, deve essere più convinto e cercare eventualmente di, eh, di amministrare il risultato quando eh, alla fine si fa raggiungere da un campo basso, a pochi minuti dalla fine, insomma, a, 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 quasi a tempo scaduto. Però, oh. No, no, chiudevo il discorso. Il, San Nicolò... Sta facendo il suo campionato, però in queste ultime due partite ha lasciato punti agli avversari che erano troppo importanti, perché adesso sappiamo tutti che sei squadre, anche se il San Nicolò punta alla, alla salvezza, incontrando queste squadre che adesso avrà un trittico abbastanza difficile contro la San Benedettese, Chieti eccetera, deve essere più convinto dei suoi mezzi. Paolo, ti volevo chiedere questo. Ieri il presidente del San Nicolò di Giovanni si è un po' lamentato, con lui anche il tecnico Epifani per questo arbitraggio un po' discutibile. Episodi che eh, sono stati definiti al limite vengono sempre giudicati contro il San Nicolò e questa è una realtà. È vero però dall'altro canto che i biancazzurri stanno pagando il, la mancanza di cinismo sotto porta. Per la seconda settimana di fila è arrivata una beffa, prima c'era stata sette giorni fa quella di Pesaro, adesso questa contro la eh, Maceratese ed è anche vero che il San Nicolò a causa di questa mancanza di cinismo eh, patisce i big match, ricordiamo la, la sconfitta alcune settimane fa nello scontro diretto come il, contro il Campobasso, questi sono dati comunque da non eh, ignorare. Sì sicuramente Francesco, hai detto bene tu, <coughs> però non scordiamoci che il San Nicolò... Comunque sia, è una neopromossa, una neopromossa che sta cercando di fare un campionato che punti alla salvezza. e I risultati per il momento le danno, rag le danno ragione. Se il San Nicolo deve rammaricarsi, sicuramente deve rammaricarsi più per il quel 3-3 scellerato con la Vis Pesaro. Che eh, in questa partita va bene. Ci sono stati eh, magari errori discutibili eh, dell'arbitro, sicuramente fatti in buona fede. Eh, sono stati sicuramente errori arbitrari quindi, però ci può stare anche eh, perdere con uh, la prima in classifica, con uh, quella che da tutti è considerata una delle squadre più forti del girone F di Serie D come la Maceratese. Eh, nonostante questo, se vai a analizzare la partita, poi vedi che il San Nicolò ha anche giocato bene. Quindi, sicuramente Pifani per la prestazione dei suoi, non può che essere contento, è stato fatto un passo avanti nel, nel, nel gioco rispetto alla partita di Pesaro un passo indietro nel punto di vista dei, dei risultati, ma in un campionato del genere secondo me ci sta è un campionato difficilissimo quello della Serie D insomma. Andiamo a vedere quindi le immagini di questo dominio del San Nicolò di questa vittoria della Maceratese dopo il servizio tra San Nicolò e Maceratese andiamo a vedere il servizio tra Campobasso e Chiedi, subito dopo un attimo di pubblicità, naturalmente non cambiate canale Tanti applausi ma nessun punto. Il San Nicolò rimedia la seconda beffa consecutiva dopo quella incassata nei minuti finali di Pesaro. Nel big match della settima giornata, i biancazzurri di Mister Epifani cadono immeritatamente al cospetto della capolista maceratese. Marchigiani che incassano con cinismo tre punti di platino che valgono la fuga sulla seconda in classifica. Partita che si decide in avvio. La partenza della maceratese infatti al fulmicotone. I biancorossi ci provano già dopo 20 secondi. La battuta da lontano di D'Antoni viene respinta in tuffo da Digifico. Un minuto più tardi, ecco il gol. L'azione nasce da una gran discesa sulla destra di De Grazia. L'esterno si beve mezza difesa del San Nicolò. Crossa al centro per D'Antoni, che anticipa tutti depositando in fondo al sacco. L'attaccante ex Giulianova segna così il suo terzo gol stagionale: 0-1. La reazione di casa, comunque, non si fa attendere. I biancazzurri, infatti, cingono d'assedio l'area della Maceratese. Al nono, su un cross dalla destra, la torre di Tarquini favorisce il diagonale di Giaboni. Il tiro dell'ex trivento finisce fuori di un soffio. All'undicesimo, invece, ci prova Tarquini. Sull'imbeccata di Mozzoni, la punta San Nicolese gira verso la porta, ma Moscatelli si supera, deviando in corner. Sul successivo angolo, sempre Moscatelli sugli scudi. Il portiere disinnesca il tiro, praticamente a botta sicura, di Stivaletta. Al 28 esimo splendida azione in linea del San Nicolò. Sul cross dal fondo di Bisegna, Chiacchiarelli non trova l'impatto giusto con il pallone. Al 37 esimo azione dubbia in area maceratese. Su un cross dalla destra, Bisegna prova la battuta volante verso la porta di Moscatelli. La palla arriva dalle parti di Iaboni che tocca in rete di testa. Il guardaline però ferma tutto, ravvisando una posizione di fuorigioco millimetrica. Il replay non fuga i dubbi. Al momento del tiro di Bisegna, Iaboni sembra essere in linea con la difesa biancorossa. Scampato il pericolo, la Maceratese si fa rivedere dalle parti di Digifico con questa battuta di Ferri Marini, chiusa provvidenzialmente in angolo dalla difesa del San Nicolò. Il primo tempo si chiude poi con il tiro dalla distanza di Stivaletta, tiro che fa nuovamente la barba al palo della porta Maceratese. Si va all'intervallo con la Maceratese avanti di un gol, ma con il San Nicolò che incassa gli applausi dei propri tifosi. La ripresa poi è meno spettacolare e molto più nervosa, le ammonizioni iniziano a fioccare. Tra il sesto e l'undicesimo le due squadre restano infatti in dieci. A finire negli spogliatoi, entrambi per doppia munizione, sono prima il San Nicolese Boji e poi il Marchigiano Cordoba. Le squadre, quindi, restano 10 contro 10. La Maceratese, forte del vantaggio, prova a pungere soltanto su palle inattive o su tiri da distanza siderale. Al 25, croce su punizione calcio lato. Al 27, invece, il tiro di De Grazia viene bloccato in due tempi da Digifico. I padroni di casa, dal canto loro, vanno all'assalto alla ricerca di un pari che sarebbe strameritato. Al 33 ci prova Paris, ma il suo tiro finisce sul fondo. L'ultimo sussulto arriva poi in pieno recupero. Su un cross innocuo dalla fascia destra. Cervigni tocca la palla con il braccio, impedendo che la stessa arrivi tra i piedi di Paris. L'arbitro lascia correre, finisce così 0-1 tra le vibranti proteste del San Nicolò. Mister dopo quella di Pesaro è arrivata un'altra beffa per il suo San Nicolò. Eh, dopo di Pesaro, dopo gli ultimi tre minuti di Pesaro è tornata di nuovo una, una grande, oggi una grande beffa, perché penso che abbiamo incontrato la prima in classifica. Ma credo che abbiamo dimostrato ampiamente di essere superiori sotto tutti i punti di vista, sotto l'aspetto del gioco, sotto l'aspetto dell'intensità del gioco. Abbiamo pagato i primi tre minuti iniziali, dove abbiamo preso un gol molto... che non dobbiamo prendere assolutamente. però poi la squadra ha fatto, ha fatto veramente delle grandissime cose, ha creato tantissime palle gol, ci hanno annullato un gol, non ci hanno dato il rigore. Quindi credo che ci è stato un po' tutto oggi. Credo che eh, dispiace, dispiace perché abbiamo perso una partita incredibile però sono contento di, della squadra, quello che fa in campo credo che eh, siccome sono da tanti, da tanti anni in mezzo a questo giochettino credo che se tu continui a fare questo prima o poi vieni pagato e credo che in questo momento della San Nicolò manca solamente il gol Presidente, vittoria di Platino per la sua maceratese quest'oggi sul campo di un bel San Nicolò Sì, ho fatto i complimenti al mister, l'avevo già visto il San Nicolò con il Matelica e devo dire che ho visto una bellissima squadra quasi speculare alla nostra, è molto corta, giocano molto bene, l'asse 3-7, non ricordo i nomi, ma davvero una bella, una bella realtà. Oggi è stata una giornata bella e fortunata perché potevamo pareggiarla. E complimenti a loro per come giocano. Perché, delle realtà che abbiamo visto, probabilmente questa è una delle migliori. Pareggio 2 a 2 che sta di beffa per un Chieti, bello e sprecone nell'anticipo al Selvapiana. I nero-verdi sono superiori ai Molisani in lungo e in largo per 90 minuti, irriconoscibile a tratti la formazione del campobasso, schierata nell'inconsueta casacca grigia. I Teatini rompono subito gli argini dopo appena due minuti, vanno da calcio d'angolo, fa valere tutta la sua fisicità e porta in vantaggio i suoi con un preciso colpo di testa. I Lupi accusano il colpo e stentano a riorganizzarsi, solo al quarto d'ora Miani si libera bene ma stampa la palla sulla traversa. Il Chieti è superiore tecnicamente sul campo, i padroni di casa soffrono sulle corsie esterne. Del Grosso sfonda a destra e mette il traversone sulla testa di Esposito. Per l'ex di turno avvitamento e palla all'incrocio dove Conti non può arrivare. 0-2 alla mezz'ora sul Selvapiana cala il gelo. I lupi si rivedono poco dopo dalle parti di schiena di Gennaro. Chiede lo scambio rapido con Miani. Conclusione imprecisa. La partita si riaccende improvvisamente al minuto 42, intervento scomposto di schine in area su Todino per cavallino di Parma e calcio di rigore. Miani non dà scampo al portiere ospite e riapre la gara prima del Te Caldo negli spogliatoi. I Lupi ballano in difesa anche ad inizio ripresa. Abruzzesi organizzati e in palla sotto la direzione di Orlando ed Esposito. Prinari spinge sulla corsia di destra e giunge sul fondo. Minadeo e compagni sventano la minaccia a fatica. Farina preferisce sostituire Marinucci Palermo con il più fresco Fazio in mediana. I Molisani si rivedono dalle parti di Schina al nono, conclusione centrale da buona posizione, ma l'arrembaggio appare un fuoco di paglia e le Chieti morde sulle ripartenze sugli esterni. Show di Esposito in area sotto la curva nord. L'uscita di Conti è provvidenziale. I lupi arrancano meno di un minuto dopo da una nuova intuizione del folletto di San Martino. Nicolai consegna un rigore sacrosanto ai nero verdi. Sul dischetto vitale fallisce il colpo del KO, la forte conclusione smorzata dal portiere di Casa. L'estremo Conti è in giornata di grazia e salva ancora i suoi dalla capitolazione al 14. Orlando è imprendibile per tutti, tranne che per l'estremo difensore in maglia arancione. Gli esterni rosso-blu continuano a fare acqua, Dragone lascia il campo per Di Gioacchino. Il campo basso è lungo, i reparti scollegati, gli avversari di Mister Ronci arrivano sempre primi sulla sfera e si infilano nelle maglie di casa a piacimento. L'ultima carta da giocare per Farina è l'ingresso della terza punta Vitelli per Pani, un centrocampista, al minuto 28. 35 Todino su calcio piazzato dai 20 metri, alza troppo la traiettoria, palla in curva. La squadra è sterile e poco aggressiva. Corvino nel Chieti prende il posto dell'ottimo vano calato alla distanza. Esposito si sposta al centro dell'attacco. Il nuovo entrato si infila in area e costringe la difesa dell'11 in maglia grigia a rifugiarsi in angolo. Lampo di Miani un giro di lancette dopo. Schina è reattivo e nega al centravanti Molisano il possibile pareggio a pochi passi dalla porta. Su capovolgimento di fronte provvidenziale, il solito Conti in uscita dopo l'ennesimo regalo difensivo a Esposito e compagni. Il Chieti ha il torto di fallire a ripetizione il match point. Corvino spedisce alle stelle il 3-1 su un'azione di contropiede, tutta a favore degli ospiti al novantesimo. Per il campo basso è una sofferenza continua, squadra completamente in balia dei Teatini nella propria metà campo. Al secondo minuto di recupero succede però quello che non ti aspetti. Di Gennaro riporta il risultato in parità. Spizzata dell'attaccante su verticalizzazione di Fazio. Schina sbaglia l'uscita e la palla gonfia la rete. Per il Chieti, le mani nei capelli, a pochi secondi dal traguardo. Un pareggio che premia oltre i propri meriti la formazione di Farina. Conti, assolutamente, il migliore sul rettangolo verde del Selvapiana. Rientriamo in studio, sempre, analizziamo sempre la situazione delle formazioni abruzzesi di uh, serie D. Il Celano ieri ha, su ha subito una brutta sconfitta 1-3 in casa contro la Reganatese. La formazione di Mr. Luiso ha chiuso in 9, quindi espulsioni pesanti anche in vista del futuro. Adesso è pienamente coinvolta nella zona play out. Deve fare attenzione perché lì sotto le squadre stanno cominciando a fare punti. Paolo. Sì, eh, il Celano, ma lo diciamo già settimana scorsa, non vive momenti, momenti felici. È una squadra, secondo me, completamente, completamente allo sbando che deve ritrovare, deve ritrovare se stessa, ma vedendo anche i risultati delle altre lì in basso, non sarà assolutamente facile per gli abruzzesi. Eh, per il calcio abruzzese, si spera sempre che eh, ci si salvi. Però io la vedo dura, non vorrei fare l'uccello del malaugurio del della, della situazione. sì, Però è, secondo me è difficile. I tifosi marsigani in questo momento staranno sicuramente <ride> toccando ferro. Andiamo a vedere, comunque a vedere il servizio della partita tra Celano e Recanatese, finita 1-3. Partita di quelle che ti cambia l'intera stagione oggi a Celano, dove al cospetto dei Marsigani c'è la Recanatese di Amaulo che precede i biancazzurri di appena due lunghezze, d'obbligo i tre punti per Marfia e compagni. Almeno se si vuole cambiare compagnia in graduatoria. La partita è tattica, e il caldo non aiuta lo spirito e iniziativa, almeno fino al quarto d'ora, poi sarà Tutta un'altra storia, sedicesimo contropiede Marolda, nessuno lo raggiunge. E amabile, non può nulla. Sotto di uno il celano si scuote e dopo pochi secondi quasi non trova il pari con un'azione tambureggiante. Botta Mercogliano, Miracolo Verdicchio, Suleman Murato, Simeoni carica alto e sono rimpianti. 27° amabile e incerto l'arbitro generoso e così Galli si ritrova con un cado dagli 11 metri che trasforma egli stesso. Partita tutta in salita ora per i biancazzurri che però al 40° trovano l'occasione per riaprire il match. Fallo di Candidi su Luzzi è rigore, sul dischetto però Marfia non è letale. L'area canatese ringrazia e riparte al primo della ripresa quando Traini tira di giustezza ma non trova lo specchio della porta. Terzo Calabrese disegna una traiettoria da Eurogol, ma purtroppo per il Celano è Euro fuori di pochissimo. Partita che sale di tono e Marò dal quarto. Tutto solo sbaglia l'impossibile calciando al lato. Al settimo poi piove sul bagnato per il Celano che rimane in 10 per un severo rosso diretto a scapito di Mercogliano. Ma i castellani non demordono e al diciottesimo con il neo entrato Sambu trovano una traiettoria magica. Uno a due trama sempre più appassionante, al ventiduesimo Narducci però prova a scrivere la parola fine ma Amabile la cancella. 27. Botta di Giulio vola amabile e devia sopra il 7. 28. Sale in cattedra il direttore di gara che punta Calabrese lasciando il Celano in 9. Doppia inferiorità numerica mazzicana e Biancazzurri ora alla disperata. Rischio contropiede quindi che si palesa prima al 34 quando però Marolda non è affatto cinico e deposita sulla parte esterna del palo e poi al 90 quando lo stesso Marolda invece non perdona ponendo il sigillo ad un trisse che lascia i marsicani in brutte acque e di contro apre nuove prospettive per i marchigiani. Mister, abbiamo visto che il Celano ha concluso la partita in 9, ha protestato contro l'arbitro, però ci sentiamo di dire che le espulsioni c'erano, soprattutto la seconda, una brutta entrata con il piede a martello da parte dell'attaccante marsicano. Ma sicuramente io dico che le espulsioni ci stavano tutte, eh, la Recanatese ha dominato in lunga e in larga la gara e io dico sempre che la programmazione è sinonimo del risultato, per cui se il Celano parte in ritardo, addirittura doveva essere un satellite del Pescara è partita in ritardo, Luisa ha accettato una situazione e i risultati, eh, situazioni compromesse ma Luisa li sta accettando sempre in questi ultimi anni a Sulmona eh, quest'anno a Celano in passato eh, a Sola, anche io parto sempre dal discorso che il momento in cui si accetta un programma di una società da, eh, siccome sono io a rischiare devono essere convinti diciamo, di quello che si va a fare il Celano non, è, non era una squadra che poteva inizialmente fare questo tipo di campionato perché è partito moltissimo in ritardo per cui io dico che bisogna programmare quando si fanno diciamo, le squadre bisogna programmarle bisogna essere convinti del tipo di campionato che si vuol fare e il tecnico li deve accettare Le conseguenze sono queste alla fine sicuramente pagherà il tecnico perché i risultati sono quelli che sono e il nervosismo che si imprime alla squadra sono quello di finire la partita in 9. Un'altra squadra che ieri ha protestato per le decisioni arbitrali è stata la San Benedettese che anche essa ha chiuso in 9 nella partita di Iesi, Samba che ieri ha rimediato una sconfitta per certi versi clamorosa. Ma questo va a vantaggio del San Nicolò perché il San Nicolò ha battuto sia la Iesina e sia il Matelica, che la Jesina è una squadra che ieri si è riscattata, ma il Matelica di altre sfere di classifica. Io dico che eh, ieri la San Benedettese ha perso una gara importante a Jesi, dove eh, dimostra che anche questo tipo di campionato è sempre difficile. Le Marchigiane, specie per le Marchigiane, mh, giocare diciamo, le gare tra di loro sicuramente fa capire quanto diciamo c'è rivalità eh, tra, tra loro e alla fine la squadra che mantiene più i nervi saldi riuscirà a vincere questo campionato perché a mio giudizio sarà sicuramente una marchigiana E sul Termoli ultimo in classifica a due punti Ma ti sorprende questa, la formazione molisana così? Ma Io sentivo Catalano che ha accettato anche lui una squadra giovane, una squadra Inesperta, d'altra parte lì posso anche capirlo perché è un tecnico che deve eh, iniziare, accetta qualsiasi situazione, però è un termine che sta perdendo su tutti i campi. Eh, anche se so eh, per certo che Catalano lavora veramente con tanto impegno per cercare, ma è la programmazione della società: tre campionati di alta classifica, sperpero di denaro, eh, non si riesce a salire. Alla fine eh, si paga le conseguenze perché i, i, i soldi finiscono e si parte con i giovani, ma ormai è troppo tardi. O si parte con qualche giovane dall'inizio di una programmazione e alla fine questi giovani maturano con eh, giocatori esperti e si può riuscire a, ad ottenere risultati spendendo o meno nel prossimo futuro. Il momento in cui tu parti con giocatori come Miani e eh, tutta gente che con contratti più eh, da professionisti, ma più che da professionisti, alla fine eh, i soldi finiscono, i presidenti spariscono e si fanno queste figure eh, di, 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 di alta classifica nei primi anni e di bassa classifica. Nel, nel, nei secondi anni. E adesso bisogna tenere d'occhio anche la classifica, perché eh, ricordiamo nella serie D c'è la regola dei punti di distacco sulla sest'ultima, quindi il Termoli non deve pensare soprattutto solo ad evitare l'ultimo posto, ma anche a guardare quello che fanno le altre lì davanti. Sì, sicuramente. Ma ha detto bene Mr. Valbruni, perché il Termoli avrebbe dovuto comunque programmare in maniera diversa. Negli anni precedenti nelle proprie stagioni eh, il mister ha detto bene quando <coughs> ha fatto il discorso di far crescere dei giovani insieme a giocatori più esperti, fare una squadra di prime donne per cercare di vincere subito il campionato. Storicamente nel calcio almeno nei primi anni non ha portato a grossissimi risultati, sempre campionati di vertice, però più delusioni per la squadra che hai piuttosto che eh, grandi emozioni, grandi soddisfazioni. E il Termini, se avesse, eh, de se avesse mh, deciso di ehm, fare, fare, questo mix, esatto, fare questo mix di esperienza e eh, gioventù, sicuramente avrebbe beneficiato adesso. Con giocatori mh, prendendo un arco di tempo di tre anni, adesso avrebbe dei giocatori giovani che con, con esperienza sulle spalle e quindi i giovani maturi e pronti a disputare un ottimo campionato più avrebbero potuto prendere qualche eh, come si dire, qualche vecchia volpe della categoria per fare un ottimo campionato anche di vertice e eh, spendere eh, molto meno, meno importanti esatto. andiamo comunque a vedere i servizi riferiti appunto a San Benedettese che ieri ha perso 2-0 a Iesi e eh, Termoli che ha perso in casa contro il Fano. I servizi. Impresa della Jesina che allo stadio Carotti conquista la prima vittoria della sua stagione mandando al tappeto la San Benedettese alla fine 2-0 per la formazione Leoncella contro una Samb che termina addirittura in 9 rossoblù colpiti nel primo tempo da Tafani e mandati definitivamente KO nel secondo prima dall'espulsione di Tozzi Borzoi in avvio di ripresa e quindi da Trudo. Prima occasione della gara al diciassettesimo, lo spunto di Trudo è dalla sinistra dell'area di rigore, il giocatore Leoncello cerca la porta, Fulop è pronto e mette in corner. Al 22esimo ci prova ancora la Jesina, punizione dai 20 metri di frulla, vola Fulop a bloccare in due tempi. Dall'altra parte la Sam si vede poco ma quando lo fa è micidiale. Al 24 palla messa in aria da Valim, deviazione sul cross, Tozzi-Borzoi approfitta per anticipare tutti, palla che finisce sul palo e sulla traversa, sulla mischia che ne viene e la sfera termina in corner. Sugli sviluppi ancora Samb, Napolano va al tiro, incerto Tavoni nella risposta, Diarra è lì e non trova la porta da due passi al venticinquesimo. La Jesina passa in vantaggio al trentesimo minuto, Mattia Cardinali si conquista il corner e va alla battuta dalla bandierina, Tafani sul primo palo anticipa tutti e va a colpire di piatto, palla nel sacco, 1 0. La San Benedettese si rivede al 38 col colpo di testa di Pepe a Centroaria, il pallone simile al lato del palo. Sul finale di tempo, al 45 cross di Baldinini messo in area di rigore, colpo di testa di Tozzi Borzoi che termina alto. Al 46esimo ancora per la Sam Napolano, conclusione dal limite, sfera che termina al lato. Quando si ritorna in campo, già al secondo minuto combinazione fra Tozzi Borzoi e Valim, conclusione alta ed al lato da parte del secondo. Al 52esimo la tese resta in 10, colpo di Tozzi Borzoi a Tafani che va a terra. L'arbitro si consulta con l'assistente di linea che gli indica la decisione da prendere. Rosso diretto per l'attaccante della Samb che resta in 10. Jesina che cerca gli spazi a quel punto, al 57esimo il lancio di Furulla innesca la corsa di Mattia Cardinali, il sinistro del giocatore Loncello, termina sull'esterno della rete. Parapia che si accende fra le panchine per la sacca dei palloni al 63esimo minuto, ne fa le spese il tecnico della Yesina Bacci che viene allontanato dal terreno di gioco. Al 65esimo Padovani si presenta dalle parti di Tavoli, la sua conclusione è controllata dal portiere di casa. Poco dopo lo stesso Padovani si ripete, ma questa volta ancora è più pronto di lui in uscita. Jesina è pericolosa per il raddoppio al 78esimo, Trudo soffia palla allo Bosco ma poi non trova la porta al momento di concludere. Le uccelli che sprecano ancora altre occasioni per raddoppiare, all'83esimo contropiede fra Mattia Cardinali e Trudo, fuga di quest'ultimo che però conclude su Fulop in uscita. All'86esimo ancora uno scatenato Trudo riesce ad andare via in area di rigore. Cede la palla a Sassaroli che però cade al momento del tiro. Il 2 0 è cosa fatta all'88esimo. Combinazione fra Mattia Cardinali e Lippo sull'auto di sinistra. Cross in area di Mattia Cardinali. Il solito Trudo controlla in area fra i centrali della Samb e mette in rete il 2 0. San Benedettese che chiude addirittura in 9 al 92esimo, secondo giallo per Pepe, ancora una volta ovviamente su Trudo e giocatori ospiti che si vanno a scusare con i propri tifosi a fine partita. Termoli in casacca azzurra Martigiani in completo granata, giornata particolarmente assolata sul Cannarsa, Maranesi di Ciampino, il fischietto della partita. Per il fano in porta l'esperto Ginestra, Clemente Nodari, Torte e Cesaroni, la linea difensiva. In mediana Lunardini, Borrelli, Marconi e Gambini. In attacco la coppia Gucci Sivilla. Cardamone alla sua prima in panchina risponde con Natali tra i pali. Difesa composta da Ruggeri, Ciro Poziello, Centrali. Sulle fasce Scarpone e Sorianello. A metà campo il motore Simonetti, affiancato da Franzese, Raffaele Poziello e Maiorano. Diritto è Santoro a fare Breccia tra le maglie ospiti. La cronaca al dodicesimo Gucci cicca dal limite dell'area piccola su assist del gemello d'attacco Sivilla. Il Fano si rifà solo qualche secondo dopo. Su angolo di Borrelli, Torta saluta tutti e infila nell'angolo più lontano dove Natali non può arrivare. Il Fano rompe al tredicesimo l'inerzia della gara. Raddoppio fotocopia per i granata ospiti dopo una manciata di minuti. Solito corner di Borrelli che pesca solo nell'area, l'altro centrale Nodari che ha tutto il tempo per mirare e fare secco. Natali fuori posizione sul cross. Timido tentativo offensivo di Simonetti, sponda Termoli dopo 27 minuti. Ginestra può controllare comodamente la traiettoria senza sporcarsi neanche i guantoni. Ci riprova su calcio piazzato qualche minuto dopo Ruggeri, sfera troppo prevedibile e lenta per il portiere marchigiano. Santoro si defila a destra, riesce a mettere nel mezzo per la corrente di Rito. Girata da buona posizione che avrebbe meritato ben altro risultato. Ginestra deve distendersi. Ancora brividi sulla schiena dei tifosi giallorossi nel finale. Clemente apparecchia la sfera verso il centroarea. Gucci lascia scorrere, ma Sivilla alle sue spalle strozza il tiro con il destro. Termoli modesto a centrocampo e approssimativo in prima linea. Il Fano ha approfittato subito delle distrazioni avversarie, controllando senza particolari affanni il resto del tempo il flebile ritorno dei padroni di casa. Ripresa Gambini dopo un solo giro di lancette mette sulla corsa di Gucci la palla per il comodo 3-0. I locali lasciano una prateria al centravanti che però solo davanti a Natali spedisce alto fuori bersaglio mister Cardamone decide di cambiare fuori Maiorano e francese due centrocampisti per Caprioli e Rakovic sul filo del fuorigioco al diciottesimo Gucci si ripresenta davanti a Natali che gli chiude lo specchio della porta correzione di testa di Sivilla ma ancora Natali abbassa la Sara Cinesca immediato capovolgimento di fronte sfonda a destra Santoro per diritto che infira alla porta dell'Alma e riapre in modo inaspettato una partita già chiusa con il lucchetto dai marchigiani. Fatica per Gucci, il primo cambio ospite chiamato da Fabio Giulietti dopo 29 minuti. Il termoli stringe i tempi ma lascia pericolosamente spazi per il contropiede Granata. Pareggio buttato al vento a due minuti dal termine da parte di Caprioli, ben servito in area dalla girata intelligente di Santoro. Il numero 14 getta alle ortiche l'insperato pari. Ospiti in affanno sui titoli di coda per il forcing dell'allarma bianca dei termolesi, ma alla fine i tre punti sono assicurati. I Molisani, nonostante il cuore messo in campo nella ripresa, sprofondano sempre più in classifica. Ultimi a soli due punti. Lasciamo adesso il campionato di Serie D, scendiamo nel campionato di eccellenza dove ieri si è giocata eh, ancora una giornata di campionato, mister lassù in vetta è cambiato poco, hanno vinto praticamente tutte, San Salvo, Pineto, Avezzano e la stessa Torrese che si è imposta eh, con un punteggio molto largo sul difficile campo dell'Alba Adriatica. Beh, il San Salvo ha diciamo, vinto a Sulmona dove è costata la panchina a, Oddo, a, a Oddi. E praticamente c'è questo cambio di, di panchina con Di Marcantonio, nuovo tecnico del Sulmona. Per quanto riguarda l'Alba Adriatica, l'Alba Adriatica ha una sconfitta pesante contro una Torrese che ormai è una squadra esperta per questa categoria. E una realtà importante, una realtà importante con eh, Capparella, con eh, Pigliacelli, tutta gente che ormai da tanti anni faccio, fanno questo tipo di campionato il Capistrello è in ripresa dopo eh, l'ingaggio del nuovo tecnico Torti sta, sta risalendo alla grande l'Avezzano riesce eh, a vincere una partita contro un Montorio che alla fine del primo tempo il Montorio conduceva per 1-0 alla fine il secondo tempo ha eh, diciamo battuto il Montorio per 4-1 e un Pineto che ancora la sorpresa di questo campionato, tanti giovani che stanno maturando. Io mi ricordo, diciamo, in quel periodo che ero diciamo, responsabile del settore giovanile del Pineto, cinque giocatori di, di, di quel dei settore della Beretti, allievi, eccetera, oggi giocano in prima squadra. Questo è, vuol dire programmazione, perché il Pineto lavora molto con i giovani e alla fine i risultati, col tempo, arrivano. È un campionato sempre molto avvincente, un Francavilla che sta organizzando per ritornare ai Fasti di Luciani, quindi bisogna cercare eventualmente di seguirlo questo campionato perché ci sono diversi giocatori molto interessanti. Anche perché prendiamo anche il Montorio, ci sono giocatori diciamo, del, del Teramo Beretti, eh, Mosca che eh, diciamo, sta facendo anche... Un, un discreto campionato, per cui adesso eh, mi dispiace per l'Alba Adriatica, quest'anno è partita con diversi giovani, però ancora non riesce di Serafino a trovare una quadratura giusta. Per il resto, eh, diciamo, eh, è sempre un campionato bello, ma lo era ancora più bello quando c'era il Teramo che tutti quanti volevano battere. Adesso il livello obiettivamente è sceso un po'. Bene. Siamo praticamente in chiusura grazie a Antonio Valbruni per aver, averci a tutti. onorato per della sua presenza quest'oggi in trasmissione grazie anche a Paolo Marinucci grazie, grazie, grazie. a Pietro Baldassare che ha consentito la messa in onda di questa trasmissione io vi eh, ricordo l'appuntamento di questa sera con Biancazzurri alle 20.30 e Biancorossi alle 21, Biancorossi eh, programma nel quale ci sarà anche il nostro mister Antonio Valbruni che ci parlerà un po' del prossimo avversario del Teramo Pistoiese. Adesso Andiamoci a vedere l'ultimo servizio in scaletta, Alba Adriatica-Torrese. A me non resta che ringraziarvi per l'attenzione e rimandarvi l'appuntamento tra sette giorni. A presto. La torrese di mister Maiorani lancia un forte segnale alle avversarie di testa, battendo 5-0 un'Alba Adriatica che nel primo tempo ha fatto vedere cose gregge, con l'unico neo di non avere concretizzato le diverse occasioni create. Partiamo subito nel raccontare le numerosissime azioni salienti dell'incontro. Comincia forte la squadra rossoverde di Di Serafino, e il sesto minuto Massetti con un diagonale cerca l'angolino alla destra di Bruno. Palla di poco out. Passano solo tre minuti, e stavolta è Antonacci con un'incursione perentoria a seminare il panico. La Torrese si salva in angolo. Sul corner seguente, ancora Massetti tenta la conclusione a rete. Palla di poco alta. Al 26esimo si affaccia in avanti la Torrese, ottimo passaggio filtrante di Capparella per De Santis, ma il numero 7 ospite si lascia ipnotizzare da Gaudino. Trascorrono solo 120 secondi ed è Pigliacelli a testare le abilità del numero 1 al Benze. Gaudino vince ancora la sfida con gli avanti biancorossi. 29esimo minuto, si rivede l'Alba con uno dei suoi giocatori più talentuosi. Di Massimo si esibisce in uno slalom e lascia partire un tiro che mette i brividi a Bruno. Un minuto dopo, ennesimo capovolgimento di fronte. Capretta cerca la conclusione dal limite col Mancino. La sfera va fuori di un nulla, ma è il preludio al gol. 30 secondi prima del riposo, infatti, Ranali di Pescara vede un fallo per la Torrese. Siamo al limite dell'area e sul pallone c'è Capparella. Per i comuni mortali, posizione proibitiva, per il numero 10 ospite un gioco da ragazzi, colpo da biliardo e palla all'angolo. Chapeau. Il secondo tempo si apre subito al sesto minuto. La torrese raddoppia dopo una disattenzione generale al Benze. Capretta ha tutto il tempo di controllare la sfera e con calma olimpica batte ancora Gaudino. All'undicesimo l'alba può riaprire la contesa. Rastelli si trova tu per tu con Bruno, ma il numero 9 di casa spedisce incredibilmente fuori e se sbagli certe occasioni il calcio ti punisce. 26 primi, Capparella di prepotenza dal limite, Gaudino ci mette le mani, ma complice anche problemi fisici non blocca la traiettoria. 3-0 e partita virtualmente chiusa. Al 31esimo minuto la torrese trova il poker con il subentrenato Passamonti, lesto a farsi trovare pronto per il tapin. Arriviamo al 36esimo e stavolta è Rastelli a non essere assistito dalla buona sorte, traversone dalla destra e piattone al volo che va a battere sull'incrocio prima di morire sul fondo. E quando sembra arrivare il gol della bandiera ecco il pokerissimo della torrese. All'appuntamento non poteva mancare il bomber Pigliacelli, bravo a superare il nuovo entrato Petrini con un tocco in acrobazia per il definitivo 0-5. Mister, complimenti per la vittoria, un segnale a voi stessi ma anche agli avversari per raggiungere il sogno della vittoria di questo campionato regionale di eccellenza. Ma al di là del risultato, non credo che sia stata una partita facile, perché nel primo tempo è stata una partita molto equilibrata in cui noi potevamo segnare come pure loro. Poi è chiaro che la partita si è sbloccata sul finale, e nel secondo tempo la partita si è messa bene per noi. Siamo stati bravi a difenderci e ad attaccare gli spazi che loro ci hanno concesso, e la partita poi è scivolata in questo senso. Per quanto riguarda il campionato, è chiaro che noi andiamo per la nostra strada partita dopo partita. L'obiettivo nostro è cercare di fare bene, di confermarci come l'anno scorso. Quindi il segnale chiaramente è positivo, ma soprattutto per i ragazzi all'interno del nostro gruppo che aumenta l'autostima, quindi credo che sia una cosa molto molto positiva. Mister, una sconfitta pesante. Il primo tempo sicuramente è stata una partita equilibrata, abbiamo avuto anche occasioni noi, poi a fine del primo tempo abbiamo preso questo gol su punizione che forse si poteva evitare, un fallo stupido, capprale è stato bravo. Poi nel secondo tempo la partita equilibrata, poi forse il 2-0 c'è un po' ci abbiamo troncato le gambe, abbiamo avuto le occasioni per fare il 2-1, poi speriamo di recuperare gli assenti e di rimetterci a posto subito, perché sicuramente noi che siamo la classe ultima, quindi senza, dobbiamo stare per la salvezza. Forse questo mi dispiace perché...